A questa conferenza per presentare questa operazione che Albero Bello ha voluto fortemente. L'operazione è un'operazione di arte contemporanea e prevede la riapertura al pubblico di tre luoghi molto importanti di questa città. Tutto il prodotto che viene consegnato al pubblico come mostre, come installazioni e come presenza sarà visibile gratuitamente per tutto il periodo natalizio fino a gennaio. Vorrei intanto aprire questo nostro incontro con la possibilità che è stata data dalla città a noi operatori di fare delle scelte assolutamente libere e scevre da qualsiasi tipo di condizionamento. Questo nelle arti in generale è un grosso vantaggio, quindi qualunque sia l'esito di questa operazione per noi è già un successo straordinario, quello di essere riusciti a impiegare in così poco tempo delle forze decisamente garbate e limitate per un'operazione così importante. In particolare vorrei salutare due persone che sono qui e che sono particolarmente significative per la riuscita di tutta l'operazione. Uno è Pietro Monopoli, che è un gallerista con cui abbiamo condiviso molte esperienze significative a Milano, dove lui ha la sua galleria e che invece ha le origini ad Alberobello. Lui ha una sua origine appunto alberobellese. E poi vorrei ringraziare i due critici che si sono dedicati alla stesura dei testi, e nella fattispecie Roberto La Carbonara, che è anche collega accademico a cui va davvero il mio ringraziamento di cuore, e naturalmente Gaetano Centrone, che non è qui perché insegnando a Torino riuscirà ad arrivare probabilmente nella giornata di domani. Detto questo, e quindi anticipando un po' quelli che sono i fatti più essenziali di tutta l'operazione, ringrazio davvero con tutto il cuore e a nome di tutti il sindaco e l'assessore. Il sindaco Francesco De Carlo ha creduto in questo progetto e ci ha permesso di produrre davvero una sperimentazione. Io ho nel mio tatuaggio ideale sperimentazione su un braccio e ricerca dall'altro. Non c'è sperimentazione se non c'è ricerca, quindi lui ci ha dato questa possibilità straordinaria. L'assessore Valeria Sabatelli è una persona di grande coraggio, perché comunque è molto più semplice impostare una bella mostra sulle decorazioni e sui presepi o qualcosa di più colludato nel periodo natalizio, quindi a lei un grazie per il coraggio e il sostegno che ci ha dimostrato. Detto questo, passerei la parola al sindaco Francesco De Carlo. Ma buongiorno a tutti, io ringrazio tutti i presenti che poi diciamo ringrazierò a uno, ringrazio chi ci ascolta, gli alberobellesi e i non alberobellesi che, curiosi di questa iniziativa, ci onoreranno della presenza nei prossimi giorni alle mostre che inauguriamo domani. Tutto questo non avviene casualmente, nel senso che il 7 di dicembre del 1996 a Mérida, in Messico, Alberobello, insieme a Castel del Monte, è stato riconosciuto patrimonio dell'UNESCO. Quindi le mostre che iniziano domani e che in qualche modo si inseriscono nei festeggiamenti che noi facciamo per i 26 anni di questo bellissimo riconoscimento che ci onoriamo di aver ricevuto. Io allora ho fatto un'altra parentesi politica, dal 94 al 98 sono stato assessore in quegli anni, e quindi è stata una vicenda che conosco molto bene per come è andata. E ci sono compagni di viaggio non solo politici come Antonella Pierno e Cosmo Laira, che in quel periodo ci hanno veramente aiutati a riempire di contenuti una vicenda che voleva riportare Alberobello, che ricordo stava vivendo un momento un po' di confusione di identità, no? Dove bisogna a un certo punto capire che cos'è il turismo.
Ora sono passati 26 anni e qualcosa in più l'abbiamo imparato, che il turismo non è solo una questione economica, ma è soprattutto, laddove si vuol fare la differenza, sostenibilità e cultura. E dopo, e l'abbiamo dimostrato con i dati che noi abbiamo portato in campagna elettorale, dove abbiamo detto che Alberobello ha beneficiato sin da subito della crescita turistica negli anni immediatamente dopo il riconoscimento, successivi al riconoscimento, crescendo da circa 30.000 presenze annue a quasi 160.000 presenze dopo 10 anni. E questo come visitatori che poi alloggiano in paese, nella città. Invece la crescita di quell'affluenza quotidiana, quella che poi non soggiorna, è arrivata ormai a quasi 1,5 milioni. Ma dopo questa parentesi dei primi 10 anni siamo cresciuti ulteriormente grazie alla crescita che ha avuto la Puglia, perché bisogna anche dirlo, la Puglia è cresciuta in questi ultimi anni in un modo straordinario, ha creato un suo brand preciso e di tutto questo oggi ne beneficia la città. Per ora siamo in una nuova fase. La nuova fase è quella di pensare poco ai numeri e pensare un po' di più alla sostanza. Ed è questa l'operazione che noi oggi, non voglio dire che è la prima volta, perché posso ricordare periodi come, diciamo, di 50 anni fa, Alberobello come Venezia, Salviamola, dove negli anni 70 si è fatta un'operazione che è molto simile a questa, dove non solo si ospitavano gli artisti, ma si aveva una prospettiva così grande che è quella di paragonarsi a Venezia, ma anche quella di fare in modo che quello che accadeva doveva lasciare un segno e che noi pensiamo di lasciarlo con le opere, quella parte di opere che ci rimarranno alla fine del periodo delle mostre. Ma ricordo anche Alberobello Fotografia, che ci ha dato il piacere di ospitare tra i più importanti fotografi, e poi qui oggi ne abbiamo un testimone, diciamo, recente, che è Campigotto, ma in quegli anni abbiamo avuto il piacere di ospitare Gardin, di ospitare Basilico, Galimberti, ma di ospitare Tengo, e di queste collezioni per fortuna ne è rimasta una traccia che noi rimetteremo in qualche modo con l'aiuto di Cosmo, l'Aira, anche di nuovo nella disponibilità della città. Quindi oggi noi vorremmo tentare di riportare l'aspetto culturale del riconoscimento, che forse è stato un po' trascurato in questi anni, come l'elemento chiave che dobbiamo mettere in evidenza. E qua io mi aggancio a dove arrivano, per esempio, le risorse che noi oggi stiamo utilizzando, perché la Regione dall'anno scorso utilizza un fondo di 300.000 euro che viene distribuito alle 3 città che ospitano un patrimonio dell'UNESCO, quindi Alberobello, Andria con Castel del Monte e Monte Sant'Angelo, e dividendo questi 100.000 euro a testa ci consente di fare queste operazioni, che l'anno prossimo sappiamo che restano, ma potrebbero essere agganciate ad ulteriori risorse che ci possono consentire di fare ancora, di aggiungere altro e di fare qualcosa di altrettanto importante e bello. Quindi se noi dobbiamo parlare di strategia, come stiamo parlando, la strategia è intorno a un percorso culturale che con Valeria stiamo cercando di rispettare, di portare avanti, però c'è un problema di contenitori, perché Alberobello attualmente dispone, o meglio, disponeva di contenitori che erano aperti, fruibili, che noi abbiamo invece trovato chiusi e che dopo anni riapriamo. Quindi riapriamo il Museo del Territorio, riapriamo Casa d'Amore e mettiamo in ballo un edificio che gli ospiti forse non sapranno, però è un edificio che ha creato tante polemiche in questa città per l'estetica, per l'ubicazione, ma noi ci siamo avventurati, perché il nome autorizzato dalla prefettura è Casa Alberobello, ma noi ci siamo avventurati già a dargli un nuovo nome, che è Casa delle Arti. Quindi, come abbiamo detto anche lì, l'impegno che abbiamo preso nella nostra campagna elettorale è che noi non faremo battaglia al passato tanto per farlo, ma prenderemo
quello che troviamo e cercheremo di trasformarlo in luoghi fruibili, in luoghi che si adattano alle loro potenzialità. E quindi anche Casa Alberobello per la prima volta sarà un contenitore d'arte. Contenerà delle opere che io avrò il piacere domani di vedere per la prima volta. Detto questo, come faccio passo ora ai ringraziamenti. Io ringrazio la Regione perché con la presenza oggi di Gabriella Belviso, che io conoscevo perché ho avuto frequentazioni in Puglia Promozione, nell'ufficio, nell'assessorato, in passato anche per i ruoli che ricoprivo, li ringrazio per questa grandissima attenzione che hanno nei confronti di tre piccole realtà, in modo particolare Alberobello e Monte Sant'Angelo, Andrea un po' meno, però, che hanno bisogno di un aiuto importante anche da un punto di vista economico per poter continuare questo percorso che noi oggi cominciamo. E li ringrazio tantissimo, li ringrazio per la presenza, poi ringrazio ovviamente l'assessorato al turismo regionale che crede in questo progetto e che lo finanzia, e quindi vi ringrazio per questo. Devo ringraziare gli uffici comunali, perché io che ho sempre organizzato eventi so che quando si arriva nelle pubbliche amministrazioni quello che si ha in testa non sempre è facile realizzarlo, perché ci sono tutta una serie di piccole cose, anche andare a comprare i chiodi che possono servire per appendere le opere. Quindi devo ringraziare la dottoressa Punzi per la disponibilità che ha messo e tutti quelli che poi hanno lavorato in tal senso, perché altrimenti a oggi non saremmo arrivati organizzati, perché abbiamo pulito i luoghi, li abbiamo messi a punto, speriamo che tutto vada bene. So che c'è un ritardo anche con l'arrivo delle opere, però confidiamo nella fortuna che ci ha sempre accompagnato. Poi ringrazio Valeria Sabatelli, l'assessora alla cultura, che mostra una sensibilità importante nei confronti di questo processo che noi abbiamo immaginato insieme e che ci deve portare a una città che ha un approccio più sostenibile nei confronti, ve lo dicevo prima, dei numeri, perché noi abbiamo 1,5 milioni di persone, però di queste il 50-60% è concentrato in 4-5 mesi, e per un paese così piccolo la sostenibilità in termini poi di traffico e di parcheggi e anche di pazienza dei residenti, vi assicuro che è complicato. Quindi noi stiamo cercando, per quello che sarà possibile, di riequilibrare, e lì stiamo facendo altre scelte che ci auguriamo possano portare risultati. Devo ringraziare Antonella Pierno, perché così come lei ha detto, noi abbiamo dato carta bianca, perché ognuno deve fare il proprio mestiere, però sapevamo ed eravamo consapevoli che stavamo affidando a lei, a una persona competente, a una persona di esperienza, un qualcosa che ci avrebbe portato a un risultato preciso, ottimo, che già da queste prime fasi, secondo me, vengono fuori, anche perché avere degli ospiti artisti così importanti, che voglio dire, io ringrazio veramente per aver accettato anche in così poco tempo di venire ad Alberobello, perché questa operazione noi l'abbiamo iniziata forse a settembre. Esatto, quindi vabbè, poi però abbiamo iniziato un po' a pensare come ci potevamo muovere, quindi io li ringrazio, perché non bisogna dare per scontato nulla. E ringrazio Pietro Monopoli, perché sapere che un albero bellese è così, diciamo, vicino al mondo dell'arte, della cultura, e che pur non risiedendo più stabilmente qui ad Alberobello, però in qualche modo avrà nei nostri confronti un occhio di riguardo su tutto quello che organizzeremo, per noi è sicuramente un valore aggiunto. E ringrazio i curatori, Roberto Lacarbonara e Gaetano Centrone, per aver accettato un po' di darci sostegno da questo punto di vista, quindi oggi anche a loro do il mio ringraziamento. Però ora spero di non aver dimenticato nessuno. Io devo ringraziare gli artisti, Michele Zaza,
che sarà ospitato nel Museo del Territorio, che come dicevo ospitava un piccolo ma bel museo ben organizzato e ha ospitato in passato tante altre mostre, che però a un certo punto è stato chiuso. Quindi oggi in qualche modo facciamo una nuova inaugurazione, ne abbiamo fatta un'altra qualche settimana fa, però in spazi ridotti perché purtroppo andava rimesso su, e quindi diamo questo nuovo avvio a un luogo bellissimo, un luogo che è stato anche in passato ristrutturato in maniera molto bella e che dà un'idea anche degli ambienti dei trulli, della loro difficoltà di viverci, ma anche della loro bellezza estetica. Poi ringrazio Luca Campigotto, che io ho avuto il piacere di conoscere già da tempo e che sicuramente, ma lo vedo da questa immagine che già fa parte della locandina, che il lavoro sarà splendido. So anche che avete fotografato l'Hotel dei Trulli, che è l'ex Hotel dei Trulli, che è un posto che anche lì cercheremo di ridargli una nuova vita. E sarai all'interno, se ho capito bene, di Casa d'Amore, che fa parte del, come il Museo del Territorio, Casa Pezzolla, fa parte dei monumenti riconosciuti dall'UNESCO, quindi queste due mostre si faranno all'interno di due contenitori che fanno parte, diciamo, insieme a Rione Monti e l'Aia Piccola, del patrimonio e del Trullo Sovrano, del patrimonio riconosciuto dall'UNESCO. Poi ringrazio Guigliarmina De Gennaro, ringrazio Pierpaolo Miccolis, che è Albero Bellese, Giorgio Bernasconi, Pietro Guglielmin e Marco Paleari, che avrete invece il piacere di inaugurare questo edificio a questa nuova idea che noi abbiamo di fruizione, che è fatto di tre ambienti, due laterali con grandi vetrate e quello centrale che noi invece utilizzeremo per fare dei concerti, perché tra l'altro domani sera a fine dell'inaugurazione ci sarà un concerto che completerà l'inaugurazione, e quindi questa idea di utilizzare i due laterali come per ospitare le mostre, e anche perché gli spazi ci sono molto grandi, un po' faremo una sperimentazione di questi luoghi, vedremo quanto reggono a questo impatto, esatto, e poi lo spazio centrale che continueremo ad utilizzare un po' come un elemento che di cerniera, mettendo insieme, faremo una serie di concerti, abbiamo quello di inaugurazione, abbiamo quello jazz, abbiamo quello gospel, abbiamo anche in momenti di incontro, proprio perché quel luogo lo stiamo in qualche modo un po' mettendolo a vita, ecco, perché fino ad ora lo stiamo identificando. Abbiamo fatto solo un'iniziativa del Light Festival, che è stato ospitato durante quest'estate per qualche giorno, solo la parte centrale, lì abbiamo fatto degli incontri, però mai ha ospitato delle mostre d'arte, quindi vedremo che cosa viene fuori. Ora, detto questo, visto che siamo in tanti, penso di aver preso anche troppo tempo, spero di non aver dimenticato nessuno, ringrazio le televisioni e i giornali presenti, se poi c'è tempo di fare delle domande, e niente, io passo la parola di nuovo ad Antonella, che grazie. Sì, grazie Francesco, noi siamo veramente molto colpiti da quanta attenzione questa amministrazione sta dedicando al rilancio culturale della città, perché evidentemente occorre sottolineare quanto sia importante offrire all'interno di quello che è il panorama turistico in generale anche delle posizioni culturali prestigiose, e questo è quello che stiamo cercando di fare. Io invece inviterei la dottoressa Belliso a entrare nel merito di quello che è poi il suo ruolo all'interno di questa operazione, e quindi passerei a lei la parola. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, e porto il mio saluto innanzitutto da parte del dirigente della sezione Patrizio Giannone, e più in generale dal dipartimento nostro, il Dipartimento Turismo, Cultura e Valorizzazione del Territorio, e insieme all'agenzia, insieme a tutti i nostri stakeholder, quindi primi tra tutti i comuni, ma gli operatori della filiera, ma anche tutti i cittadini, noi siamo impegnati, lo sapete, nell'attuazione del nostro piano strategico, che
non a caso si chiama Puglia 365. Puglia 365 perché vogliamo fare della nostra regione un territorio aperto al turismo e al turista tutto l'anno. E per fare questo non potevamo non diversificare l'offerta, cioè diversifichiamo l'offerta puntando soprattutto a partire dagli attrattori culturali. Quindi è in questo solco che, come diceva il sindaco, si collocano gli interventi che sono stati finanziati con la legge 35 del 2020, già a partire dal 2021. Quindi sono state stanziate queste somme, si tratta appunto di 300.000 euro da ripartire in parti uguali tra i comuni coinvolti, quindi si tratta di Alberobello, di Andria e di Monte Sant'Angelo, per la valorizzazione e per la promozione del patrimonio UNESCO. L'intervento era previsto per il 2021 dalla legge, ma è stato confermato per quest'anno. A livello di bilancio triennale, insomma, sono previsti stanziamenti anche per i prossimi due anni attualmente, e quindi confidiamo che questa, soprattutto perché c'è partecipazione, quindi c'è richiesta da parte delle amministrazioni comunali, confidiamo che insomma sia confermato anche per le annualità successive. Per quanto riguarda il progetto, ecco, io non mi dilungo perché sanno tante autorevoli persone che sapranno dettagliare meglio di me, però nell'esaminarlo ci ha colpito e quindi l'abbiamo approvato, perché si tratta di un'occasione, ritengo, in cui la valorizzazione indirettamente si unisce anche, ho avuto modo già di dirlo a una collega, alla formazione dei cittadini. Attraverso questi contenitori culturali, rivitalizzando ad esempio il Museo del Territorio, dandogli maggiore appeal con l'utilizzo di apparecchiature scientifiche, insomma, cioè tecnologiche, diventa più attrattivo e coinvolgente anche per un pubblico giovane, quindi si avvicina a un pubblico giovane. Ma in più, con queste mostre temporanee e poi anche ho visto c'è un workshop interessante in cui sono coinvolti insomma giovani artisti, si crea, come dire, un luogo di riferimento innanzitutto non tanto solo per il turista, ma soprattutto in primis per la cittadinanza, per i cittadini, che così hanno occasione di riscoprire le loro radici, cioè di acquisire informazioni storiche, antropologiche, insomma, sull'architettura del loro paese, e in questo modo diventano loro per primi ambasciatori consapevoli della città, insomma, del loro territorio. Io mi associo a quello che diceva il sindaco poc'anzi, cioè che negli anni a venire, ma questo si legge già insomma nei documenti, lo leggeremo nei documenti del POR, il nostro obiettivo non sarà tanto quello di, sarà essenzialmente la sostenibilità, cioè non vorremmo stressare tanto i nostri territori con i numeri, presenza eccetera, perché abbiamo già dei buoni risultati. Quello su cui dobbiamo puntare, e su questo contiamo in un lavoro insomma di squadra che coinvolga tutti gli stakeholder, quindi non solo a livello regionale le altre sezioni, ma anche proprio le amministrazioni e, ripeto, anche oltre agli operatori, i cittadini, è quello di rendere più vivibili le nostre città, perché insomma sono convinta che lì dove i cittadini sono più felici e amano vivere, sicuramente lì troviamo posti più attrattivi per il turista. Io non mi soffermo ulteriormente e lascio la parola insomma a chi dopo di me saprà dire meglio del progetto. Grazie davvero, perché ha chiarito molto bene quelle che sono poi anche le aspettative per il futuro, che noi vediamo come davvero un traguardo da raggiungere, e soprattutto è un futuro che noi ci auguriamo di poter condividere davvero in maniera totalitaria con la cittadinanza, che è sempre al primo posto. Vorrei passare la parola alla dottoressa, che giustamente ci ha sostenuto. Sostenere significa molte volte non solo essere vicini materialmente, ma avere anche quella serena disponibilità
per la quale si può essere accanto, anche se non materialmente, nel seguire tutto quanto e soprattutto, ancora una volta, ripeto, nell'essere capaci di non essere visibili, perché si sta lavorando e si sta producendo. E credo che nel caso della dottoressa Sabatelli sia veramente quanto di più coerente possa esprimere nei suoi confronti. Grazie Valeria. Allora, grazie Antonella per le tue parole e anche per lo sforzo profuso. Adesso siamo nell'evento che avevamo immaginato e che ci sembrava così difficile in poco tempo, e invece siamo qui e ce l'abbiamo fatta a portare a compimento quello che avevamo immaginato. E quindi saluto tutti i cittadini che ci seguono e ringrazio tutti i presenti. Come diceva bene la dottoressa Belviso, questa amministrazione dal suo insediamento ha inteso dare una netta sferzata verso la sostenibilità del turismo e verso l'importanza culturale degli eventi e delle amministrazioni anche nell'assegnazione delle deleghe, perché il sindaco ha voluto creare due assessorati separati, l'uno alla creatività legando la cultura alle manifestazioni, allo spettacolo e al tessuto produttivo del paese, e invece legando il turismo all'area sostenibile, all'importanza dello sport, all'importanza dei percorsi, all'importanza del verde, all'importanza, quindi ha dato subito un'impronta di quello che aveva nella sua visione, nella sua volontà, anche detto in campagna elettorale, e questi sono gli indirizzi che noi poi con le deleghe abbiamo raccolto e che abbiamo sposato nettamente dall'inizio di questo progetto che va avanti da anni per quanto ci riguarda e che oggi finalmente vede la sua possibilità di realizzazione. E quindi anche in questo ci troviamo perfettamente in linea con quella che è la politica regionale, con quello che la regione vuole per il suo territorio, un territorio che negli ultimi anni è diventato probabilmente protagonista non solo sulla scena nazionale del turismo, che adesso ha bisogno di legare la sua immagine anche all'aspetto culturale di cui siamo fondamentalmente storicamente pieni, perché in realtà siamo sempre stati visti come la regina dell'estate fino a un certo periodo, poi siamo arrivati a una destagionalizzazione piena, poi sono state scoperte le nostre bellezze architettoniche e culturali. In questo senso l'UNESCO è stato importantissimo per alcuni comuni come per Alberobello, e quindi in questa linea noi possiamo legare la nostra immagine e dobbiamo continuare a investire su questa immagine culturale e importante dal punto di vista storico, architettonico e artistico. Sull'UNESCO in particolare abbiamo fatto dall'inizio del nostro insediamento un grosso lavoro di recupero proprio dell'immagine del paese, perché diciamo la stasi che è durata alcuni anni non ha permesso il completamento di alcune opere o della visione che si aveva quando probabilmente siamo diventati patrimonio dell'UNESCO, e quindi la progettazione ha ricevuto alcune interruzioni e noi abbiamo ripreso il filo di questo, abbiamo presentato già il piano di gestione per l'anno prossimo, abbiamo recuperato un piano di gestione che non era terminato del 2015, quindi abbiamo ricominciato a effettuare quegli studi e a chiedere all'UNESCO quell'impegno per la valorizzazione del sito che deve premiare un'immagine che sia conforme e coerente con quella che chi ha portato Alberobello nell'UNESCO aveva e con la visione che deve avere adesso con le politiche che si aprono anche nella regione Puglia. E poi arriva Alberobello Contemporary Art. In questo è un'idea che avevamo di legare la cultura a tutte le forme d'arte e rendere Alberobello e la sua bellezza architettonica il perno su cui far ruotare
tutte le arti e quindi fare un'esperienza artistica contemporanea che possa poi prodursi e sviluppare un format spendibile in ogni campo, perché Alberobello vuole e ha questa ambizione di poter essere in ogni campo precursore di questo bellissimo connubio tra la storia, l'arte architettonica e tutte le arti contemporanee e tutte le forme d'arte possiamo ospitare, che creano questa immagine bellissima e questo connubio con la storia. E quindi partiamo da qui, così l'abbiamo immaginata e così l'abbiamo realizzata. È un primo passo nel ritorno a parlare di territorio, perché l'arte contemporanea è comunque legata all'importanza del territorio, è legata a dei nomi di livello internazionale, di fama riconosciuta e dei talenti molto promettenti, legata all'importanza delle possibilità che si aprono anche per la collaborazione importantissima dell'Accademia di Brera, in cui Antonella ci ha portato, e quindi nelle possibilità che questo apre nel portarci, insomma, dove volevamo indirizzare la nostra azione amministrativa e da dove cominciare. Noi abbiamo cominciato da qui, abbiamo cominciato dall'arte, abbiamo cominciato in un modo molto importante e abbiamo ricominciato anche dai nostri luoghi, abbiamo ricominciato anche dai nostri talenti, abbiamo ricominciato a riportare in vita alcuni pezzi della città e a riportare l'attenzione anche sull'importanza, grazie anche a chi ha deciso di prestare la sua opera e mettere insieme il proprio nome, già molto importante, con la città di Alberobello. Quindi per questo devo ringraziare tutti, soprattutto Antonella, per la grande passione e dedizione che ci ha messo in questo progetto, che ci è piaciuto fin da subito e che adesso con grande emozione andiamo a realizzare, che sarà il primo di un percorso di esperienza artistica e culturale che Alberobello sta intraprendendo. Non potevo trovare un testimonial migliore di quello che è il progetto nel suo insieme, quindi Valeria, grazie mille per quello che hai saputo riassumere in questo discorso. Volevo soltanto approfittare ancora un istante per ringraziare la dottoressa Belviso, perché ha fatto un ragionamento molto congruo. Molte volte i fenomeni artistici rischiano di rimanere separati dalla realtà, e qualche volta noi abbiamo assistito anche in questo territorio a delle situazioni un po' colonizzanti, cioè dove arrivano delle operazioni artistiche a pioggia sul territorio e quindi il territorio non è né in grado, né ha scelto, né ha voluto confrontarsi con queste realtà. Noi abbiamo fatto un rapporto esattamente al contrario, come gentilmente la dottoressa ha sottolineato, e siamo partiti da una dimensione che è quella della conoscenza del luogo e del territorio e delle persone, e questo è stato fondamentale. Io vorrei, se possibile, dare la parola a Piero Monopoli, perché lui è come me e come Cosmo Laira. Noi viviamo ad Alberobello, ma lavoriamo a Milano, io ormai da 31 anni. Ma non abbiamo mai rinunciato neanche un giorno a poter mantenere la nostra identità territoriale, quindi Piero può capire e può spiegare anche meglio di me come si riesce a mantenere questa duplice condizione. Non sono un oratore, perché poi alla fine il mio lavoro è quello solamente di cercare di organizzare delle mosse e cercando di quegli artisti che alla fine sacrificano la loro vita per mettere a frutto tutta la loro esperienza. Voglio ringraziare tantissimo Michele Zaza, che è una persona che io conosco dal 97, che ha creduto in un piccolo gallerista, perché io parto da Alberobello, arrivo a Pavia, studio medicina, mi rendo conto che non è nel mio DNA e quindi decido di fare il gallerista. Quindi ho iniziato a lavorare con giovanissimi artisti di Milano,
e grazie a loro sono cresciuto, ma sono cresciuto conoscendo personaggi importanti come Michele Zazza, che ti aprono un mondo, ti fanno capire dov'è l'arte, che cos'è l'arte e i sacrifici che bisogna fare per diventare grandi artisti, fare tante rinunce e portare avanti un discorso anche controcorrente, perché poi alla fine la loro arte è un'arte molto, diciamo, non è un'arte estetica, è un qualcosa che viene da dentro e solamente gente che ha una certa, diciamo, cultura, una certa esperienza riesce a dimostrare quello che Europa c'ha dentro. Quindi lui ha sempre creduto in me, mi ha dato questa opportunità e io sono cresciuto con Michele Zazza. Poi devo ringraziare anche altre persone importanti che sono state d'aiuto per farmi così diventare quello che sono adesso, ma io sono rimasto me stesso. Infatti io, tanti artisti giovani vengono da me in galleria e chiedono dei consigli e io sono sempre a disposizione, non mi sono mai tirato indietro, perché secondo me l'esperienza aiuta i giovani a crescere. Quindi quest'estate, quando Antonella mi ha parlato di questo progetto, io sono stato entusiasmo, perché in questo modo facevo qualcosa per il mio paese, perché io sono nato ad Alberobello, sono partito tanti anni fa per cercare fortuna, e poi la passione dell'arte, perché mio nonno dipingeva, mi ha portato a diventare gallerista. E ho fatto questo lavoro sempre seriamente, partendo dal basso, con ragazzi che hanno creduto anche in questa mia avventura. E poi piano piano cercavo di crescere, per capire anche io che cos'è l'arte, e l'arte cosa ti può portare, e l'arte cosa ti può dare. E quindi alla fine, attraverso questa conoscenza, attraverso tutti questi anni, alla fine mi sono reso conto che io faccio il gallerista da quasi 30 anni. E sono volati questi 30 anni. E quindi nel momento in cui dicevo, quando Antonella mi ha detto, sono rimasto entusiasta, finalmente posso fare qualcosa per Alberobello, il paese in cui io sono nato e sono affezionato, e ho la casa, io ogni estate sto qua, prima c'era mia nonna e spesso venivo ad Alberobello. Mancando questo vincolo, e alla fine vengo qua, mi sento anche certe volte uno strano, perché le persone che vedo in giro non li conosco più, cioè li vado a trovare al cimitero e so di trovarle là, tutti amici miei o persone che conoscevo quando io ero ragazzo. Quindi sono stato entusiasta in questo progetto e ho chiesto aiuto a Michele, ho detto: Michele, tu sei un artista che ha sempre creduto in me, nel mio lavoro, mi devi dare una mano. E lui è stato entusiasta, perché portare Michele Zazza ad Alberobello è stata una cosa straordinaria. Michele Zazza è stato uno dei pochi artisti ad esporre a New York da Leo Castelli, dove è nata la Transavanguardia. La Pop Art, la Transavanguardia. La Transavanguardia è un gruppo italiano. Quindi, in questi casi si sentono i 30 anni, cioè in questi casi. Tre settimane fa sono stato operato e ho fatto di tutto per essere qua. Comunque, no, ma per carità. Quindi alla fine sono contento. Scusami, Piero, però glielo facciamo dire a Zazza questa cosa, perché lui è restio. Sta svicolando. Di questa iniziativa, spero di aiutarvi. No, ma Pietro sbaglia nel dire. No, ho già progetti per il futuro. Ho quindi detto comunque che il paesaggio è dentro di te, e tu ovunque tu vada, Alberobello è sempre dentro di te. Gliel'ho spiegato tante volte. Comunque, tra l'altro, io sono onorato di essere stato invitato e ringrazio gli organizzatori e tutta l'amministrazione di Alberobello, che presta attenzione e partecipazione alla contemporaneità dell'arte. E questo, insomma, per un artista emigrante, io dico emigrante permanente come me, dà molta, molta gioia. Devo continuare? Ad Alberobello parlo un po' di quello che vedrete domani. Presento nella prima sala alcune opere che io chiamo opere progetto,
che documentano tutto il mio percorso dal 1975 al 2022 e nello stesso tempo fanno da introduzione alla video installazione che si sviluppa nelle sale successive. La video installazione si intitola Le radici dell'essere, e qui guarda, capita proprio, vedi, a fagiolo quello che tu dicevi. E con questa video installazione io cerco di organizzare una visione primordiale che incorpora una condizione umana trasfigurata e oltrepassata, praticamente un'ipotesi di centralità e di unità che mi permette di mettere insieme tutti gli elementi costitutivi del proprio mondo, quindi terra, cielo, uomo, coscienza. Anzi, la coscienza diventa il filo conduttore di questa rappresentazione ideale del mondo, a partire dalla radice, dal fondamento, dal suo fondamento naturale antropologico, e cioè il corpo, l'uomo, la donna abitano in questo mondo senza essere una cosa di questo mondo, perché ci appartiene. L'apparizione dei propri corpi mostrano la qualità dialettica, il supporto delle nostre qualità dialettiche, sospesi tra l'opacità del quotidiano e il nostro potere fortemente trasformativo. Noi non appariamo in una dimensione unica, ma ci trasformiamo continuamente. E comunque io volevo considerare che quest'opera, questa video installazione in particolare, ci porta a ricostruire una sorta di paradiso perduto dell'infanzia, cioè portarci all'essenzialità, cioè laddove, tolto il vano e il superfluo, si tocca l'essere al suono del battito cardiaco, che è il suono cosmico, che è il suono della nostra vita. Grazie davvero. Ti faccio un applauso, ma applaudo voi. Un applauso a scena aperta, perché comunque anche il tuo modo di raccontare l'opera è veramente straordinario. Passerei la parola, se possibile, un attimo, gentilmente, a Maestro Campigotto, che invece ha una visione molto più legata a delle strategie della visione che gli arrivano dal fatto di aver girato un po' tutto il mondo e quindi di aver conosciuto la visione del mondo attraverso quella che è la propria visione fotografica. E vorrei dire che tra l'altro Luca Campigotto per noi è venuto davvero ad occhi chiusi, quindi quando l'abbiamo invitato lui comunque ancora non avevamo neanche i dettagli di questa operazione, ma esattamente come il grandissimo Michele Zaza ha accettato con grande disponibilità. Luca Campigotto ci racconta, grazie. Beh, allora intanto grazie a voi, all'amministrazione, Antonella e Cosmo, dell'invito. Occhi chiusi certamente, perché qui mi sento tra amici da ormai da tanto tempo, e Alberobello è un luogo del cuore appunto da diversi anni ormai. Io ho fatto un breve lavoro che mi ha interessato molto, che è prevalentemente notturno, fotografico, che è un tentativo di restare in tête à tête, così diciamo, muovermi in solitaria nello spazio, nella città, e visto che si tratta di Alberobello, insomma, Alberobello è famosa per i trulli, ho pensato che bisognava affrontare
prendere il toro per le corna e misurarsi con diciamo, la dimensione, con l'aspetto iconico più pericoloso, che è quello per un fotografo di paesaggio, che è quello della cartolina, no, della veduta scontata, eccetera. Siccome sono nato e cresciuto a Venezia e quindi ne so qualcosa di pericoli dal punto di vista fotografico delle insidie, mi sono confrontato serenamente, tutto sommato, con questo rischio. E le parole potrebbero finire qui, perché dicono che i fotografi parlano con le loro immagini, e quindi spero che vedrete queste immagini. Però grazie ancora, perché poi peraltro per un fotografo, un fotografo di paesaggio, queste sono le situazioni più belle in cui lavorare, la committenza che ti lascia libero in qualche modo di muoverti appunto in uno spazio. E il mio è uno spazio senza, vedrete, un albero bello, senza presenza umana, perché proprio mi è sempre piaciuto e interessato l'aspetto visivo e scenografico dello spazio e l'idea della città come un contenitore di possibili eventi in cui uno, quando guarda la fotografia, deve mettere in moto la propria immaginazione. Quindi in realtà sono fotografie che vorrebbero essere un po' evocative e funzionare solo da suggerimento. Ecco, grazie ancora. Grazie a te, Luca. Vorrei parlare anche a te, veramente un applauso di cuore anche per la grandissima generosità e disponibilità, perché poi c'è appunto questo aspetto che è molto importante, quello che loro cedano un'opera alla città di Alberobello, sicuramente con un prezzo simbolico e quindi comunque con una grande generosità da parte loro. Vorrei chiedere a Roberto La Carbonara di illustrare un attimo con le sue parole quella che è la dimensione critica di questo percorso. Bene, grazie Antonella per aver invitato me, Gaetano Centrone, a leggere, ad essere osservatori privilegiati di questa mostra che si sta componendo in queste ore. E difatti cioè, è un percorso, un'opera aperta, per essere echiani, è un'opera aperta anche a quello che è il progressivo approccio rispetto anche a dei luoghi che sono così connotati, storici, importanti, ma anche dei luoghi completamente nuovi. Ora, cercando anche di interpretare quello che è stato l'invito, il pensiero di Antonella, il suo obiettivo rispetto a questa mostra, quelle che sono le parole che mi hanno preceduto e anche i luoghi in cui questa mostra si articola, a me viene in mente un aspetto centrale, ovvero che questo progetto è un'altra possibilità di intendere il tempo di questa città. Mi spiego, questa è una città che ha dei registri temporali completamente diversi, molto differenti. Da un lato quello secolare, quel tempo di pietra, arcaico, monumentale, e dall'altro invece il tempo della rapidità, anche molto omogeneo, omologato, di chi visita la città, la attraversa, la divora con gli occhi, con un cellulare, un tempo molto spesso contingentato. Si arriva, si parcheggia, si prende il caffè, 2 ore per visitare i trulli, credo, no? 1 oretta il pranzo, poi si scappa al paese vicino. Ecco, questa terzietà, questa medietà del tempo è, credo, fondamentale in un progetto di questo tipo, una sorta di tempo supplementare, per dirla in senso calcistico. Perché questo? Perché supponiamo, ecco, è come un po' quella persona che in un viaggio organizzato a un certo punto svolta l'angolo e trova qualcosa che gli interessa e lì si perde perché ha perso tempo a cercare qualcosa e quindi ha perso il gruppo. Ecco, quella è la persona che ci interessa probabilmente. Noi pediniamo quel tipo di tempo, questo tempo supplementare. E a me viene in mente questa immagine proprio pensando al lavoro che ha fatto Campigotte, che vedrete, un lavoro in cui la città viene vista in un momento completamente diverso da quello che è l'immaginario che spesso assorbiamo, quindi una città svuotata, una città deserta, in cui proprio questo vuoto in un certo senso fa emergere la sua dimensione anche architettonica, primaria, volumi plastici, romanici davvero ancora, ma monumentali ma anche estremamente poveri, cioè disegnati attorno a delle volumetrie, delle masse elementari. E poi una città che viene incontrata in un tempo, il tempo del ritiro, del reflusso potremmo dire, della gente.
gente, questo tempo notturno, che poi, guardate, non è una notte, Luca, correggimi se sbaglio, una notte che insiste con le sue tenebre, è proprio quell'attimo, quel momento in cui la notte cede o sta per cedere il passo al giorno, quell'ora blu che in questo caso però viene dilatato, è come una notte infinita, una notte che non vuole passare. E mi sembra davvero che Luca faccia il turno di notte. Vedete, c'è una differenza sostanziale tra vedere la città e guardarla come fa Luca. Guardare significa fare la guardia alle cose, e quindi questo implica un'affettività assolutamente differente, e il tempo in questo caso diventa non estensivo, rapido, ma intensivo, verticale, profondo. Zaza recuperava questo senso anche delle origini, questo senso del mitico, del rituale, del mistero, della comunità, questo senso del religioso e del pagano, apotropaico, insomma è una grammatica che ci riporta davvero nel senso stesso del nascere di queste forme, della loro circolarità, della loro verticalità. E ora io, guardando anche i lavori dei ragazzi, questa mostra tiene insieme tre generazioni almeno, mi rendo conto che ci sono anche tanti aspetti, e qui probabilmente questo è un aspetto che tradisce la nostra provenienza, il nostro lavoro in accademia, tanti aspetti quasi rinascimentali, ancora rinascimentali dello sviluppo. Non intendo un nuovo rinascimento in senso renziano, a me va bene quello vecchio, cioè sono sempre, non lo cambierei, ma ci sono tanti aspetti primari del fare artistico. Marco lavora col segno di graffite, col ritratto, si rifà alla tradizione iconografica rinascimentale, ma anche poi quella giorgionesca e anche poi quella successiva manierista. Giorgio fa un lavoro legato ai pigmenti puri, pigmenti naturali, senza leganti, davvero alchemico nella sua impostazione. Guglielmina recupera l'elemento naturale vegetale. Miccolis fa un lavoro molto significativo sull'esoterismo, sulla mitologia, su aspetti dei nostri archetipi. Insomma, è davvero come un recupero dell'umanesimo, della dimensione umanistica e umanissima dell'arte. Venendo a quello che si era detto anche all'inizio, è questa processualità che ci permette di rendere il patrimonio, il bene culturale, qualcosa di sempre generativo. Calvino diceva: il classico è quello che continua a dire quello che ha da dire. E questa ancora classicità. Ora, sono tutta una serie di aspetti che vanno a comporre questo nuovo modo di intendere la città e il bene culturale. Noi tutti ci vantiamo, io vivo in Valle d'Itria, ci vantiamo del patrimonio e anche di un titolo UNESCO, ma il patrimonio non è una quinta scenografica bellissima o una ripetizione di fossili statici. Il patrimonio è tale se, dicevo prima, generativo, se è come un matrimonio nella buona e nella cattiva sorte, che però porta a una genesi, a una sempre nascita. E si pensa con questa operazione di dare vita a quello che la Puglia, qui mi rivolgo alla dottoressa Belviso, la Puglia ha un po' avuto difficoltà negli ultimi anni, cioè quello di procedere ad una collezione seria di arte contemporanea. Collezionare significa poi coltivare, significa che il patrimonio ha ancora la possibilità di porre in vita, ma di tramandare, di conservare e di prodursi ancora. Ora, questa processualità aperta, penso sia l'aspetto e la scommessa più importante. Bisogna guardare quindi, sindaco, non al numero immediato o al breve termine, ma davvero un lancio molto molto più aggettante nel tempo. Dimenticavo un'immagine di Pietro Guglielmin, citando gli artisti, un'immagine, intendo un suo lavoro che poi vedrete, dipinge queste siepi così grandi, così estese, queste campiture molto meticolose, poi quasi fiamminghe, l'olio e il pastello. E sono delle siepi che, in un certo senso, in cui intravediamo un oggetto, un elemento, una presenza, anche un autoritratto. Mi viene questa immagine quasi antileopardiana. Abbiamo tutti memorizzato, sempre caro mi fu questo Ermocolle, questa siepe che escludeva lo sguardo, escludeva l'orizzonte, l'infinito. Ecco, quell'opera mi fa molto divertire perché in un certo senso ci obbliga a guardare qui, a cercare l'infinito qui, adesso, a guardare i nostri ostacoli. Ecco, una mostra di questo tipo
deve essere tale da poter fare un esercizio muscolare, un esercizio dello sguardo, imparare a guardare, perché si possono, ecco, diciamo prima, vedere e guardare sono due cose molto differenti, e questa è una città che ha una ricchezza in termini di vedutismo, ma sono delle vedute fin troppo vedute. Guardare è qualcosa di differente, noi nasciamo con degli occhi ma non necessariamente con una visione, con uno sguardo, quello è un processo culturale, per cui l'esercizio quotidiano nel tempo, anche a lungo termine, deve essere appunto, credo, quello di esercitare questo sguardo e di produrre patrimonio, perché appunto abbiamo ereditato qualcosa, ma è un'eredità assolutamente impegnativa. Negli ultimi 10-15 anni fa avremmo detto cose differenti, negli ultimi 15-20 anni vuoi la valorizzazione dell'UNESCO, ma il ruolo delle soprintendenze, sostanzialmente abbiamo conservato quello che avevamo, perché a un certo punto ci hanno detto state fermi, non fate danni. Ecco, adesso serve fare non solo stare fermi e conservare, ma appunto avere la responsabilità quindi di rispondere di quel patrimonio e di generare ancora sapere, bellezza, immagine. Grazie davvero Alberto. Io vorrei concludere intanto ricordando che poi ci sarà anche un catalogo di questa mostra, che chiaramente per poter essere tale ha bisogno che le fotografie rappresentino i luoghi che verranno appunto inaugurati domani, e quindi il catalogo sarà presentato a fine mostra. Però vorrei dare un attimo la parola a una persona che io stimo molto come artista e come, tra l'altro, anche coproduttrice di tante cose che ha donato alla Puglia e ha donato anche a questo territorio, avendolo frequentato per anni anche con diverse manifestazioni. E lei è soprattutto un artista sensibile, che ha una visione della produzione legata alla fruizione in senso allopatico, cioè in senso totale, cioè è come se fosse necessario che tutti entrino nelle sue opere. E Guglielmina De Gennaro. Allora, grazie, sono veramente emozionata, insomma, di partecipare a questo evento. Sì, ho un legame forte con Alberobello, perché ovviamente ho organizzato la parte artistica di una manifestazione che si è fatta qui ad Alberobello per anni, Experimenta. Dove comunque, insomma, ho potuto conoscere meglio questa realtà e questo splendido luogo. E per questa mostra infatti sto presentando un lavoro, sto lavorando da qualche anno su questo tema, cioè una messa a fuoco su un probabile incontro tra appunto la natura e l'uomo, no? Nel senso che questo incontro però, cioè io sono nel punto in cui questo incontro potrebbe trasformarsi in qualcos'altro, cioè in un prendere il sopravvento appunto da parte della natura o anche da parte dell'uomo. Quindi sono lì in quell'istante che penso sia quello in cui ci troviamo oggi, un momento molto, molto delicato. E per me è molto importante poi il coinvolgimento, insomma, del fruitore, del pubblico, però non vi dico nulla perché... ci lascia una suspense, questo lavoro sarà visibile anche insieme agli altri nella giornata di domani a partire dalle 19, quando apriremo tutte le mostre al pubblico. E uno dei tre che parla, che dice qualcosa, il più rappresentativo, Paleari. Sì, proviamo, sentiamo. Allora, buongiorno a tutti. Io non mi sento, non sono proprio nella posizione di raccontare, ma sicuramente a nome di tutte e tre di ringraziare, che l'organizzazione è al limite della perfezione, nel senso che siamo stati accolti molto, molto bene, ma vorrei ringraziare in particolare Antonella Pierno, perché, come scriveva Achille Bonitoliva, ha saputo essere un angelo sterminatore, ma certamente in alternanza anche un angelo custode, che ci ha dato una grande opportunità, e quindi insomma vi ringrazio e speriamo che vada tutto liscio.
Allora, grazie. Vorrei chiedere se ci sono delle domande. Grazie. De Molfetta, se gentilmente vuole, gli date un attimo un microfono, così possiamo sentire anche qualche intervento esterno. Grazie Antonella. In realtà, più che delle domande, io vorrei fare delle due semplici considerazioni. Da alberobellese, nato 77 anni fa, e quindi, come diceva la Carbonara, il tempo, il patrimonio e l'appartenenza è qualcosa che a parecchi alberobellesi c'è. Non tanto nella storia, perché siamo stati bravi negli anni anche a demolirli i trulli, cioè anche a distruggerli. È chiaro che la cultura ha un lungo percorso, è un percorso ad ostacoli, nel senso che bisogna superare i vari pensieri, le varie correnti, i vari modi di intendere. Io chiederei al sindaco e all'assessore di fare una conferenza stampa al termine di questa manifestazione, dopo il 6 di gennaio, per capire da parte loro qual è il contatto che hanno avuto con questa realtà. Perché noi adesso stiamo ascoltando i loro sentimenti, il maestro Zaza ha espresso i suoi, tutti quanti hanno espresso i propri sentimenti. Io spero che questi sentimenti non vengano modificati dopo il contatto con gli alberobellesi. Mi piacerebbe così ascoltarli dopo questa esperienza. Perché da qualche tempo a questa parte, sindaco, ci stanno dicendo che dobbiamo... Devo finire? No. Finisco subito. Ho finito. Per carità, mi saremmo mai permessa, non mi permetterei mai. Un modo elegante. Per... Un fenomeno di vasi comunicanti. No, va bene. Lo tengo. Mi aggrappo al potere. Perché da qualche tempo a questa parte, anche da parte di esponenti qualificati della regione, penso all'ex assessore Bai che è venuto qui ad Alberobello, no? Ci hanno detto che il nostro futuro è nella cultura, il futuro della Puglia, il futuro di Alberobello. Alberobello ha una scenografia meravigliosa e roba del genere. Noi con l'amministrazione abbiamo raccontato di Alberobello degli anni 70-80, quando aveva una sua cultura. Noi abbiamo fatto il gemellaggio con Venezia, abbiamo fatto tante di quelle attività, abbiamo i pittori dell'Ottocento che hanno arricchito le nostre chiese. Cioè, voglio dire, Alberobello non è neofita in questo campo. Sarebbe bello capire, appunto, qual è il ritorno. Perché per me alberobellese guardare i trulli è normale. Forse per voi passeggiare fra i trulli, come faceva per Paolo Pasolini nel 1951 e ne rimase incantato, anche per voi può darsi che ne rimaniate incantati e ci diciate qualche cosa. Il mio invito, sindaco, è a fare una conferenza di consuntivo di questa esperienza. Grazie mille. Io spero che la conferenza... Prego. Sì, io spero che al di là delle conferenze e poi al di là di questi che sono dei momenti molto importanti, perché ci riescono a far mettere a fuoco quelle che sono le intenzioni che vogliamo portare avanti all'interno di questo progetto culturale, che ripeto è un format, va letto. Io quando ho pensato a questo progetto ho pensato a un format e mi sono chiesta, oggi invito degli artisti visivi, però io domani posso utilizzare lo stesso meccanismo per chiamare uno scrittore a scrivere di Alberobello e quindi avere un confronto e costruire un patrimonio letterario. Posso chiamare un compositore a scrivere un'opera, un pezzo, un brano, un qualcosa che sia dedicato a questa città. Quindi l'idea è proprio quella di potenziare questo metodo di costruzione artistica, ripeto, libero e scevro da
qualunque comandamento che non sia quello della ricerca e della sperimentazione. Però permettetemi anche di ringraziare una parte che è quella che lavora dietro le quinte, e qualcuno l'ha già fatto, ma io ribadisco il mio ringraziamento: ci sono gli amministratori che ci hanno sostenuto, e senza il loro aiuto non saremmo assolutamente riusciti a mettere in piedi gran parte di tutto questo progetto. Ci sosterranno ancora, perché come avete capito non abbiamo intenzione di chiudere qui questo percorso, e quindi spero che tutto questo possa diventare veramente uno staff che troverà il collaudo nell'esperienza. Quindi detto questo, vorrei ringraziare tutti quanti, e vorrei ringraziare mio marito Cosmo Laira, con cui condivido da anni questa avventura ideologica nei confronti di questa città, e che rappresenta tra l'altro il vero motivo per il quale io ho lasciato una città come Bari, dove sono nata, o un'altra città come Milano, dove lavoro, per vivere in questo territorio. Quindi grazie. No, niente, io vuoi dire qualcosa ancora, Valeria? Vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo... Sì. Allora, volevo accogliere l'invito di Gianfelice e di rivederci qui al termine della mostra, anche per parlare dell'esperienza che è stata, della parte migliorabile, della parte che invece ha avuto la sua maggiore risonanza, e anche per il futuro, perché stiamo collaudando i luoghi, stiamo collaudando un'esperienza artistica, stiamo collaudando una serie di cose, quindi è bene poi ritrovarci e fare il punto della situazione. Volevo ringraziare tutti i presenti e coloro che sono intervenuti. È bellissima l'immagine che ci ha dato Roberto La Carbonara, che parlando di quello che il maestro Campigotto ha realizzato nelle sue immagini, che sono diventate la cartolina, ecco, utilizzo questo termine che ha utilizzato lui, di questa manifestazione, ha voluto invece staccare quell'immagine di Alberobello che a volte è un po' imprigionata nella sua immagine da cartolina, e ci ha dato una visione, ecco, reale di quello che è. E io vi inviterei tutti, senza dare la mia personale rappresentazione di quello che vedo, a guardare queste immagini e a guardare tutte quelle che verranno, perché a me ha suscitato una grandissima emozione quando l'ho vista. Ha messo insieme probabilmente due anime che il paese ha vissuto anche recentemente, in alcuni scontri, in alcune opere che adesso riapriamo e cerchiamo di riportare, ecco, all'interno del territorio, anche se ci sono sembrate un pochino sconnesse quando sono state realizzate, non sono state mai pienamente accettate. Quindi c'è una bellezza che a volte viene messa in luce da sola a se stessa, e che è imprigionata in questa immagine da cartolina. Poi c'è tutta la realtà circostante, che è quello che Alberobello rappresenta, e c'è la sostanza, che è quello che noi andremo a rappresentare in questa rassegna artistica e in quello che vorremmo creare per il paese. Quindi è bellissima anche la dimensione temporale che ha dato, che ci riportava un po' alla realtà ellenica della continuità temporale piuttosto che della verticalizzazione del tempo. Ecco, noi proviamo qui a darne un'immagine verticale precisa. Quindi grazie veramente, e vi aspettiamo alla mostra. Ma innanzitutto io vi ringrazio, ringrazio tutti, bellissimi interventi. Sapete, nel Consiglio Comunale c'è una possibilità dei consiglieri, che è quello di fare un'interpellanza, e alla fine devono dire se sono soddisfatti oppure no. Io vi dico che sono molto soddisfatto, perché alcune parole, il linguaggio che è stato usato è molto interessante, che è esattamente nella strada che noi vogliamo tracciare. Cioè, innanzitutto è quello di rallentare un po', perché la città di Alberobello è messa un po' sotto pressione, ve lo dicevo prima. Quindi l'idea di trovare un turista che vuole
prendersi un po' di tempo, che non ha la fretta di riprendere l'auto e andare via o di andare da un'altra parte. Quindi è quello che noi stiamo cercando di fare. Le immagini di prenderle durante la notte, che è forse il momento quando la città un po' respira, quindi è come se durante il giorno il respiro è tutto messo fuori a fatica, a un certo punto non c'è proprio, la notte la città un po' si riprende l'aria che gli serve per decongestionarsi un po', per venire fuori. Quindi sono immagini che noi vogliamo fare. Gianfelice chiaramente nella sfida che ci lancia, innanzitutto non ce ne andiamo, quindi noi possiamo fare tante conferenze stampa, però è proprio perché noi abbiamo un timore che questo eccesso di turismo provochi anche un po' un effetto di perdita di memoria di questa città, che vede solo una parte di quello che si può concedere. E secondo noi oggi noi dobbiamo, non perché siamo più illuminati, non per questo, ma perché abbiamo una funzione ben precisa, che è quello di dire che ok, va bene, c'è una parte economica che è interessante, ma c'è anche una parte dove noi dobbiamo ritornare ad essere cittadinanza attiva, cittadinanza scrupolosa, attenta, che per evitare, perché poi i trulli si possono demolire fisicamente, ma si possono demolire in tanti altri modi. Quindi oggi non li possiamo demolire più, quindi c'è stato quel momento in cui si è fermato tutto, no? Congelando, non si può più toccare, non si può più. Però vorremmo passare in una fase più creativa, dove questo elemento che ci resta diventa il luogo dove noi sviluppiamo il futuro della nostra città. Una opportunità nuova. Quindi io vi ringrazio, perché è stato già da ora emozionante ascoltare, quindi immagino quello che sarà vedere. E l'altra cosa, noi ci siamo impegnati, perché questo vi assicuro che organizzativamente è molto importante, che da domani, che chiaramente gli orari saranno diversi, alle 19 inaugureremo, ma negli altri giorni le mostre saranno aperte di mattina dalle 10 alle 13 e i pomeriggi dalle 17 alle 21, dando una pausa il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, ma per il resto le mostre saranno fruibili con ingresso libero in questi orari, che è un impegno che noi ci prendiamo. In più, ma quello sarà una seconda fase, c'è una parte di questo budget che noi ritorneremo a Puglia Promozione nello specifico, perché i tre comuni insieme cercheranno di fare poi un documentario che metterà in evidenza tutto quello che si è fatto sui tre comuni. Quindi una parte del budget ritorna nella regione per fare un qualcosa che non si è mai fatto, cioè un lavoro comune che servirà a mantenere una traccia ben precisa di questo sforzo annuale che si sta facendo. Quindi grazie a tutti veramente di cuore, e mi auguro che i cittadini di Alberobello, gli ospiti temporanei, i turisti, in qualche modo avranno il piacere di fruire di questa meravigliosa esperienza culturale che noi ci accendiamo a fare. Grazie.